Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Grandissimo successo domenica 22 ottobre presso l'area Oltre Expo per il Casteggio Dog Show, con la finale Super Challenge del concorso canino indetto dall'associazione L'Anima degli Animali in collaborazione con la Proloco di Casteggio. Ed iniziano le premiazioni, è in corso la valutazione dei cani categoria Metici e tra poco vedremo chi vincerà. Ed eccola qua Aria, la vincitrice della categoria Metici, con Anna che la accompagna. Allora, soddisfatta? Molto. Ciao, complimenti, sei contenta, eh? Non te l'aspettavi tu? Ma no, in realtà no, però sapevo che è un cane molto bello e molto simpatico. È molto intelligente, molto furba, ubbidiente, tranne vabbè in queste situazioni. È emozionata, emozionata. No, e poi è una cucciola e quindi le piace giocare e socializzare. E è brava, è un cane, guarda, che mi ha cambiato la vita. Questa è la categoria Junior End, dove il giudice non giudicherà il cane, ma giudicherà come il bambino porta naturalmente all'interno del ring il proprio cane. Vincitore di questa categoria speciale Alessandro, complimenti. Grazie. Allora, dimmi un po', qual è il tuo rapporto con Bart? Detto sincero, io e lui siamo attaccati da quando eravamo piccoli, perché comunque ci giocavamo e stavamo sempre insieme, ecco. E adesso è stata la mia prima gara, anche la sua prima. E non me l'aspettavo proprio, infatti pensavo che perdevo, ecco. E soltanto oggi l'ho presentato perché mi hanno detto: oh, lo vuoi presentare? Lo portiamo e lo presentiamo. E io ho detto: va bene. E infatti, bisogna sempre tentare, vedi? E infatti oggi mi ha stupito tantissimo. E siamo con Enrico, che è il vincitore con Gohan di questa categoria, la fascia 10-18 in questo caso, complimenti. Grazie mille. Raccontaci un po' come ti prepari per queste competizioni. Ma innanzitutto parto subito la mattina col piazzare il cane per non aver problemi poi nella gara. E poi soprattutto creo un forte feeling con lui, perché così mi ascolta molto di più e siamo in sintonia, sia io che lui, e lavoriamo tutti e due insieme, in sincrono. Inizia la passerella per la categoria Bis Cuccioli e tra pochissimo scopriremo quale sarà il vincitore o la vincitrice. Eugenio, complimenti, c'è un vincitore, raccontiamo chi è. È un mio cucciolo prodotto dal mio allevamento e oggi l'ho portato qua proprio per testare il suo carattere, le sue doti che ho notato in lui e quindi sarà un futuro campione. Dai Bis Cuccioli ai Bis Juniores, eccoli sulla passerella rossa. Vincitore della categoria juniores, come si chiama? Allevamento onde nere. La preparazione dell'allevatore, bisogna prepararlo la mattina presto, pettinarlo e tutto,
noi ho 30 anni che leviamo schnauzer, perciò è una passione, ecco, devo dire proprio, è un impegno molto grosso. Ed è arrivato il momento della categoria giovani. Vincitore della categoria giovani è un cocker americano straordinario, 16 mesi ed è top per me. Razza tranquillissima, con le famiglia è bravissimo, non dà nessun tipo di problema. Cane d'appartamento, anche di campagna, per qualsiasi categoria va sempre bene. Sono stati già premiati i veterani, ma adesso è arrivato il momento invece della categoria coppie. Stanno per salire sulla red carpet i pastori. Sono arrivato primo con la Clelia, passo del lupo, prima classificata in gruppo 1. Come mai la passione per questa razza? Mi è nata 12 anni fa. Mi sono appassionato perché mi ricorda tantissimo il lupo. Guardia, difesa, utilità. Sono in corso giudizi e tra poco scopriamo il vincitore. Io la sua coppa gliela posso consegnare. Ho l'onore di consegnargliela. Mi racconti un pochino di lui. È un cane fantastico. Come mai? È perché è bravo, è buono e poi è bello. È il mio Ugo, è il mio bambino. Raggruppamento Terrier. Vincitore, Salvatore e? Al Capone. Al Capone. Dall'America, sì, lui è un American Pitbull Terrier importato da un importante allevamento che è il Red Chocolate dei Miller. Ed è una grande soddisfazione perché comunque, essendo che gareggia con dei cani Enci, loro non sono riconosciuti dall'Enci, vincere un raggruppamento con dei cani riconosciuti è un grande risultato. Ancora di più perché comunque abbiamo avallato lo stereotipo comune del cane killer che non sa stare in ring con gli altri cani e guarda. E invece è tutt'altra cosa, decisamente, sì sì. Sottoposti al giudizio del nostro severo giudice, i Bassotti. Veresk è il vincitore del raggruppamento Bassotti con il suo Claudio. Veresk è un cane russo, ha 9 mesi e mezzo, viene da un importante allevamento in Russia. Io ho importato questo cane da utilizzare sulle mie femmine e spero che tutte le sue caratteristiche possano essere trasmesse alle future cucciolate. Per ora è un cucciolo promettente e spero vada avanti così. Bellissimi, categoria Spitz Primitive, Marco e Ryan vincitori. È un'emozione bellissima, poi gareggiare con loro è sempre un amore perché ci mettono grinta, passione e vera fedeltà verso chi li presenta anche. Questa che razza è? È un Akita americano. Sono cani da guardia, da difesa, ma sono anche molto equilibrati, molto legati alla famiglia, al padrone. Una razza bellissima. Gem Rush categoria Segugi, vincitore, complimenti. Grazie, grazie. Com'è andata? Bene, 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 sono contenta di aver vinto. Lui come si è comportato? Lui si è comportato benissimo, sì, perché a volte non vuol correre, invece stasera si vede che aveva voglia di correre. Che razza è? È un Rhodesian Ridgeback. Un cane africano, sudafricano. Sarebbe nato per la caccia al leone. Per la caccia al leone addirittura. Come natura è nato per la caccia al leone. Caratteristica sarebbe appunto nato per la caccia, però è diciamo polivalente, fa tutto, fa la guardia. A lui ha fatto anche il DH, per cui per un cane
segugio non è facile, però l'ha fatto. Vincitore di questa categoria, complimenti. Grazie. Che cane è questo? È un setter inglese di 16 mesi solo. Ah, 16 mesi. Quindi fa le sue prime esperienze e devo dire che questa manifestazione, essendo al chiuso, quindi per un cane giovane molto difficile, rumori nuovi eccetera, si è comportato veramente bene oggi. E allora le consegno definitivamente la coppa di vincitore. Complimenti. Eccolo qua il nostro Cesar vincitore e siamo con Lisa, ovviamente complimenti. Grazie mille. Raccontaci un po' di Cesar. Allora, Cesar è un golden retriever di linea americana e sono molto diversi da quelli di linea inglese, quasi quasi potrebbero essere un'altra razza perché hanno delle caratteristiche diverse, però vengono apprezzati anche qui in Europa, comunque sono dei bei cani eccetera. Io sono contenta con lui perché è la nostra prima uscita. Ah, addirittura? Sì, e quindi niente, ce l'ho anche da poco a casa, finalmente c'è un cane grande in famiglia, perché ho tutti i cani piccoli. Piccolini invece questa volta direi proprio di no, eh? Esatto, c'ho un nuovo ragazzo che mi fa la guardia. Amelie e London sono i vincitori della categoria cani da compagnia, complimenti. Grazie, è molto appiccicoso, nel senso che cioè, ci vuole tanto bene, però a volte fa anche un po' il matto. Anche il matto, mi piace questa definizione. A volte abbaia, a volte corre, però è bravo. Eh beh, insomma, è giusto che lo faccia, no? Sì, è piccolino. Ed ora il grande momento è arrivato, i 10 cani vincitori delle altrettante categorie si contenderanno il Best in Show. Finalissima, vediamo chi vincerà qua al Casteggio Dog Show.
Ed eccolo qua, vincitore, trofeo, Super Challenge, complimenti. Grazie, grazie mille, sono contentissimo. Non allora, me l'aspettavo, sinceramente. Non te l'aspettavi, infatti raccontami com'è stato questo lungo percorso estivo. Niente, abbiamo partecipato al Challenge, l'anno scorso ho vinto qua a Casteggio il Best in Show. Dopodiché di diritto passo al best del best e oggi è stata una giornata per me fantastica perché non capita tutti i giorni. Oltretutto organizzata benissimo da amici e conoscenti e sono veramente contento. Raccontami un po' del rapporto tra te e lui. Ma lui fondamentalmente è un bonaccione, vive praticamente sempre con me, la mia compagna. Viviamo in simbiosi, siamo sempre assieme, viene con noi dappertutto. È un rapporto particolare e speciale. Oltretutto la razza porta ad avere un rapporto così particolare e intimo. Diciamolo per chi non lo sapesse, che razza è, che caratteristiche ha? La razza è il Bovaro del Bernese, un cane da montagna svizzero. A Damigiano devi pagare, dicono giustamente tra il pubblico. Il cane da montagna svizzero veniva utilizzato per tanare i carretti del latte. Essendo molto robusto e forte, veniva utilizzato per trainare i carretti. Oltretutto è un cane da compagnia, per i bambini è un ottimo compagno ed è eccezionale. Io sono innamorato da una vita di questa razza e soprattutto di lui. E oggi ti ha fatto guadagnare questa bellissima coppa e questa grande soddisfazione. Complimenti davvero. Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Sono circondato dall'anima degli animali, a tutti gli effetti, al gran completo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, è finito questo Casteggio Dog Show, com'è andata la giornata? Diciamo benissimo, stancante, però siamo arrivati al termine. Cos'è successo oggi? Abbiamo visto le immagini, però vogliamo una cronaca da uno dei tre organizzatori. Allora, oggi c'è stata l'ultima tappa dove i tre vincitori del Best in Show sono passati di diritto alla super finalissima che si sono aggiudicati il trofeo dell'anima degli animali, il challenge praticamente. Contento e soddisfatto? Certo, assolutamente sì. Come ha reagito Casteggio? Benissimo, quest'anno veramente bene. Qual è stata l'emozione più grande, più intensa di questo lungo percorso? Quella di oggi è stata quella di aver avuto la possibilità, grazie ai miei due amici e collaboratori, di poter giudicare alla finale. Perché è la prima volta che giudichi dei cani di razza. Sì, perché di solito io giudico tutti i cani fantasia. E tra l'altro il cane che tu hai scelto come vincitore poi effettivamente ti ha giudicato la coppa. Giusto, ha vinto il Bovaro del Bernese. Perché proprio lui volevi? Perché ce l'ho nel cuore, perché è bellissimo e perché è un cane che a me piace e ha diritto di vincere, basta. E beh, insomma, devo dire che non ha tutti i torti perché è meraviglioso e l'ho visto prima e l'ho abbracciato questo cane perché è fantastico. È finita qua per il 2017, ma per il 2018 so che ci sono già, c'è un work in progress. Io per il 2018 volevo divorziare. Ah, divorziare? Ah, no, da chi però? Da loro, basta. Quindi. Ho trovato male, non li sopporto, non li posso vedere. Malissimo. Però poi abbiamo deciso di fare qualcosa di bello. Ah. Abbiamo fatto dei tagli veramente che era doveroso farli. Penso che per un altro anno che si preparino. Qualcosa di bello. Poi abbiamo... Sembra una minaccia. No, no. Poi abbiamo una mente, il dottor Alberto Casarini... Sì. Lui ha questo charme un pochino particolare. Abbiamo qualcosa di bello in programma. Bene, allora siamo curiosi di scoprirlo e diamo l'appuntamento l'anno prossimo. 25 marzo 2018. C'è già la data, 25 marzo 2018. Grazie all'anima degli animali e grazie a voi per averci seguiti. Buona serata. Buona serata. Ciao a tutti.